Allora sì, faremo qua, faremo là, faremo su, faremo giù. Sono stati programmati non so quanti miliardi, c'erano ancora le lire, e questi per propagandare queste cose. Allora andavo in giro, questi manifesti non li vedevo. Non ho mai visto un manifesto, non credo che voi ne abbiate visto qualcuno, a favore del pesce azzurro. Mi è capitato un giorno, mi trovavo a San Felice Cerceo, e parlando di questa cosa col giornalaio del paese, questo mi disse che lui aveva lavorato in una grandissima tipografia, che era quella che doveva stampare tutte queste cose del Ministero della Sanità, che non stampavano per niente, non le hanno mai stampate, era solo un giro di soldi. La tipografia dava la ricevuta che l'aveva stampati, se mettevano d'accordo, si giravano i soldi, l'hanno sempre fatto. E questo corrisponde a questa operazione qui, a danno di tutti i cittadini. Quando parleremo poi delle vaccinazioni, e vedremo che la cosa è la stessa, perché le vaccinazioni, pochi di voi possono immaginare quanto costano le vaccinazioni anti-influenzali italiane ogni anno. Che giro di soldi ci sono dietro. Io per un certo periodo ho fatto parte di una commissione dell'Istituto Superiore di Sanità che studiava i sistemi di propagazione di notizie allarmistiche. Abbiamo studiato la mucca pazza, abbiamo seguito tutte le operazioni di stampa dei media, della mucca pazza, della pecora Dolly, la lingua blu, tutto completamente campato per aria, tutto falso. Quindi prima si fanno operazioni mediatiche, ci si mette d'accordo col giro dei media, poi si organizzano queste cose allarmistiche e poi alla fine si lancia il prodotto. 20 milioni di dosi a botta. Sì. Tutti buttati via, perché assolutamente inutili. Allora, questo l'abbiamo già detto, l'importanza in ogni caso di tenere sempre presente medicina basata sulle prove di efficacia, perché è fondamentale che poi il sistema marketing, sistema politico italiano lo eluda, resta però la conquista fondamentale, culturale, della società contemporanea, della medicina basata sulle prove di efficacia. Cioè, allora tu c'hai il tumore, io ti prescrivo questo. Allora, scusi, dottore, professore, va bene, ma sulla base di quale pubblicazione? A me non risulta che una persona che abbia chiesto questo abbia avuto mai una risposta esauriente. Mi dispiace. È così. Ci sono i protocolli, no? Si dice sempre, i protocolli. Sì o no? Quale protocollo? Di Sion. Giusto quello. Questa parola magica. Questo per quanto riguarda la terapia del tumore, che io per un certo periodo ho partecipato con una bellissima rivista che si chiamava La coscienza del medico, che aveva una tiratura di 55.000 copie, e andavo anche a intervistare questi medici che avevano delle esperienze eccezionali, personali e alternative, ed erano esperienze interessantissime, perché loro i risultati ce li avevano. E però erano perseguitati sistematicamente, non parlare poi di Bella. Allora, per fermarci un momento da questo punto di vista, vi faccio vedere due libri. Uno è un libro molto importante, ed è questo. Io ho moltissimi sulle terapie non convenzionali, queste due sono interessanti. Questo è intitolato Il talco sotto la lampada. Di chi parla? Di chi è? Di un medico da Vennate, mio concittadino. Allora, questo chirurgo, che cosa è successo? Si era dimenticato i guanti nel corpo di una persona che aveva appena operato per un tumore. Mi pare che poi l'avesse lasciato così perché lui riteneva che era inoperabile, poi non trovava più sti guanti, e
andato a riaprire. Il tumore non c'era più. Perché? Perché no, è importantissimo, perché io ho avuto anche un'esperienza di un medico che queste cose le ha sperimentate più di una volta. Perché? E qui c'è scritto tutto, eh? Perché la reazione allergica di rigetto suscitata dai batteri presenti nei guanti avevano talmente trasportato che aveva vinto anche il tumore. Questo qui intanto per dire qual è la realtà vera della vita e non quella istituzionalizzata della chemioterapia, che noi sappiamo, chi conosce, sa da dove è nata la chemioterapia, sa la chemioterapia è nata da un disastro provocato da un bombardamento a Taranto su una nave che conteneva iprite. E lì è venuta l'idea, tutti morti, a un medico militare che stava lì, gli è venuta l'idea di utilizzare l'iprite come chemioterapia. Chemioterapia è questa, non è altro. Per ritornare a Di Bella, nel dire che ci sono circa 10.000 persone che sopravvivono oggi in Italia grazie alla terapia Di Bella, ma la terapia Di Bella non è soltanto quella praticata ufficiale dai dibelliani. Qui c'è un medico che si chiama Maurizio Pianezza, il quale ha migliorato la terapia Di Bella utilizzando farmaci ancora molto più attuali e efficaci che non quelli che aveva utilizzato Di Bella. Eccolo qua, questo è un libro di esattamente di 478 pagine. Sfido qualcuno che mi dica che quello che scrive questo medico sia fasullo, che non sia vero. Il titolo è Maurizio Pianezza, la mia terapia anticancro. Erga Edizioni. Erga Edizioni, sì, ma chi lo vuole sapere poi gli dico dove può reperirlo. Io questo medico l'ho conosciuto perché in un certo periodo facevo delle trasmissioni televisive e mi ha dato questo libro. Questo io non dico perché la terapia di Maurizio Pianezza sia il non plus ultra, ma dico che c'è un percorso alternativo che si muove parallelamente a quello che dicono essere ufficiale e che è importantissimo, che è fondamentale, anche perché non va a ledere gli organi, tutti gli organi importanti dell'organismo vivente, come fa la chemioterapia, che ne vogliono dire. Perché quando uno mi dice, ah, ma facciamo la chemioterapia, però a dosaggi, a bassi dosaggi. E poi non si muore il sostegno. Che significa? O li fai o non li fai? A bassi dosaggi. Allora, ammetti che fa male, come minimo, no? Uranio impoverito. Detto questo, allora faccio vedere un'altra cosa. Questo è un libro importantissimo che ho fatto vedere sempre nelle conferenze che faccio qui altrove, perché questo è un esempio veramente essenziale di come marcino gli interessi economici e soprattutto della casta che comanda in questo settore in Italia, politica e tecnica e medica, che marcino in maniera inversa alla ricerca vera, autentica delle persone che fanno la ricerca. Questo è un libro diventato introvabile. A me me l'ha regalato l'autore, tra l'altro mio collega, che era mio collega, adesso è morto da tempo. Farmaci genotossici. Chi l'ha fatto? Non si trova. Francesco Toffoli. Allora, gli autori sono Francesco Toffoli e Romano Zito. Francesco Toffoli era titolare della cattedra di chimica farmaceutica 1 alla facoltà di farmacia dell'Università di Roma, mio collega chimico, ed era anche direttore generale dell'Istituto Superiore della Sanità, quindi non è l'ultimo venuto. Romano Zito era uno dei medici, adesso vi dico espressamente perché non mi ricordo mai, di Regina Elena, quindi non è che fossero delle persone così, no? Ci hanno lavorato tutta una vita, perché lui mi ha detto io ci ho lavorato una vita. E loro qui che cosa hanno fatto in questo libro? Hanno elencato tutto
tutte le catene collaterali dei vari prodotti farmaceutici o chimici in generale che avevano effetto genotossico, cioè generavano il tumore. Per cui, in teoria, se uno pensa di avere un tumore, per andare a vedere se quel tumore gli è stato generato da un farmaco, basta che si vada a vedere qual è la formula del farmaco e se c'è in quella formula chimica, se c'è un qualche addentellato con queste sostanze elencate qui. Ma esiste questo libro? Il libro è sparito. È sparito il libro? Sì, immagino. È sparito. Senta, ma si può in qualche maniera trovare... Ma beh, sì, c'è, perché noi l'abbiamo messo... Giuseppe, dillo tu. Allora, io mi sono preso la briga di scansionarlo. Bravo. Ci ho messo una vita. Comunque, chi lo vuole, poi ci mandate l'email e ve lo mandiamo. Ok? Allora, questo per darvi un esempio. A che punto siamo arrivati? Ah, poi vi racconterò la storia di Bella, che è ancora più bella. Farmaci genotossici. No, questa è l'unica copia. Allora, siccome io ero interessato, siccome sono interessato a raccontare queste cose, di averlo, allora il professor Toffoli, che fece venire 3 o 4 volte questa mia trasmissione televisiva, e questo Toffoli l'ha preso dall'Università di Bologna, perché lui non ce l'aveva per niente. Gli hanno detto che gli avrebbero fatto distribuire un distributore, a un certo punto hanno visto che il distributore non ce l'aveva più. Dov'è? Dove non è? Non si sa. La stessa cosa vale anche per la terapia di Bella. Parlo di una... io so, il libro ce l'ho, è un librone così, scritto da quel giornalista che era il giornalista del gruppo di Belliani al momento in cui si facevano tutte quelle pratiche anche di carattere giudiziario per avere la possibilità di fare la terapia di Bella. Ripeto, oggi la terapia di Bella la fanno 10.000 persone in Italia, non una. Tullio Simoncini, sono perfettamente d'accordo con lui, carissimo amico, solo che anche lì è un'indicazione specifica, cioè cambiare il pH del sangue può essere utile o può essere non utile. Però siccome non costa niente, tanto vale provare. Però che cosa succede? Succede come succedeva al dottor Vieri, che è stato il primo che aveva creato tutto quel gran casino. Allora, Vieri faceva una terapia assolutamente accettabile, no? Allora, siccome a un certo punto lui aveva lo studio a Piazza Alessandria, e io mi ricordo che andavo a trovarlo per intervistarlo, e c'era una fila di persone che partivano da Viale Regina Margherita e arrivavano fino al suo studio per tutta Via Alessandria, a un certo punto gli hanno fatto tutta una serie di angherie che qui non sto a dire, e che però io ce l'ho perché c'ho il libro che ha scritto lui, libro bianco sul caso Vieri, dove c'è stato tutto quello che gli hanno fatto. Per quanto riguarda la terapia di Bella, allora questo è un nome un po' strano, questo giornalista, ha scritto un libro di circa 1000 pagine che riguardava tutti gli aspetti della terapia di Bella, tutte le persone che erano state guarite e quant'altro. Allora, una volta pubblicato il libro, che è costato una certa cifra, circa un migliaio di pagine, hanno cercato di distribuirlo. Allora, i distributori non l'hanno voluto distribuire. Allora, questo me l'ha detto lui a me. Allora sono andati loro personalmente nelle librerie, se esponetelo, ve lo diamo gratis e poi dopo andiamo. Non gliel'hanno voluto esporre. Facciamoci una risata. Queste sono le cose vere. Che dove c'è quello che io vi volevo dimostrare, un contrasto fondamentale tra le ricerche, sia quella strutturata, sia quella ufficiale, sia quella dell'industria, sia quella personale, con gli interessi finanziari di questa gente. Che tutto fanno, ma storia di ieri, questo ve lo devo dire perché è troppo grave. Ah, sapete, allora se volete andare a vedere dove l'abbiamo pubblicato quel video che ho fatto, che ha avuto moltissimi contatti sulle spese che è stata la sperimentazione di Bella. Sempre Accademia. Eh? Accademia. Su Accademia? Sì.
E quanti contatti aveva avuto adesso? 14.000, 13.000, quanti? Allora, la sperimentazione della terapia di Bema, non so se qualcuno se la ricorda, mi pare che sia costata 80 miliardi, quant'è? Qualcuno se lo ricorda? Che l'abbiamo fatta sì. Se la ricorda Bindi, noi no. 800 miliardi, quant'è costata? Ah, Bindi. Poi si è saputa che era fasulla, perché la terapia di Bella va fatta con dei prodotti che devono avere delle caratteristiche, ma quei prodotti non ce l'avevano. No, c'erano. Ah sì, ma insomma tu sei... Alzati! La cifra era enorme, però naturalmente tutto il test era stato viziato dall'inizio alla fine. Lui aveva chiesto pazienti, l'accertamento del tumore era nelle fasi iniziali, invece ci hanno dato tutti come quello che è successo con col dottor Vieri, era la somatostatina e altri farmaci che lui chiedeva con certe caratteristiche e non arrivava mai come o arrivava a ritardo o arrivava con caratteristiche sbagliate, insomma l'hanno prodottata dall'inizio alla fine. Per farla breve, non più tardi di 2 mesi fa, a parte che hanno pubblicato, una casa farmaceutica oggi vende la somatostatina, oggi non fa più male, c'è un video che poi vi manderemo, ma lo stesso Veronesi ha ammesso non più tardi di 2 o 3 mesi fa che la terapia andava bene. Allora, questo fatto riguarda quanto è così importante l'opinione pubblica. È stata approvata la terapia di Bella. Basta vedere terapia di Bella, basta andare a vedere alla voce melatonina, ci sono 30.000 lavori, 30.000. È stata approvata. Ma dai, è stata approvata. E questo riguarda Vieri, riguarda gli anni 70, fino anni 60. Ma approvata a pagamento delle ASL, ma dai, stai prontuario. Lui gli fecero fare però non ha detto un cazzo la solita aspetta Giorgio, questa cosa della terapia di Bella va conclusa perché dopo tutta la teoria mediatica che c'è stata nel corso degli anni fin dall'inizio e anche fino a non ultimamente 4 mesi fa è stata approvata la terapia di Bella ed è anche finanziata dalla ASL. Sì, l'ho letto anch'io. Cioè questo non l'ha detto nessuno. E le battaglie che hanno potuto fare questi poveracci. Tu che abbia detto due parole su questo. Ma anche nei staminali, no? Certo. Nei staminali che hanno tolto anche la cattedra. Cioè, bravo Darino, una cosa vergognosa. Ma io voglio ricordare il primo caso veramente eclatante. Nei staminali funzionano. Ma certo che funziona. Ma che non funziona. Noi li denunciamo in continuazione. Allora, così come è elementare il concetto che io la terapia del tumore la devo fare contrastando il tumore, non distruggendo tutte le cellule che possono contrastare il tumore, come fa la chemioterapia. C'è poco da dire. Allora io per curarmi, che ne so, il mal di testa mi sparo, perché significa anche concettualmente è falso. Semplicemente però, siccome dietro c'è un giro di affari pazzesco, e siccome dietro ci sono delle sostanze chimiche che avrebbero dovuto essere smaltite e costano moltissimo nello smaltimento, te lo danno a te, tanto tu muori. Ma basta vedere il lavoro, c'è stato un lavoro fatto da una ASL di Bologna di circa 10 anni fa. Vado a vedere i testi di statistica medica, la quale ha fatto una ricerca sull'accelerazione dei tempi di sopravvivenza in individui malati di tumore che prendono la chemioterapia rispetto a quelli che non la prendono. Io ho avuto un esempio in famiglia con mia sorella, la quale, d'accordo con me fin dall'inizio, alla fine si è decisa a fare la chemio e ha avuto un'accelerazione della morte. Questo è... Allora parlo di Vieri, che è bellissimo. Allora Vieri gli fecero fare questo Vieri si di nome Aldo Vieri. E lui se lo ricorda. Allora, è morto. Da quel po'. Lui però faceva una terapia a base di estratto di colchicina, che era un farmaco ufficiale, solo che lui questo estratto dell'estratto di colchicina lo diluiva e lo dava in piccole gocce a livello quasi omeopatico ai pazienti, che stavano benissimo. Ma la colchicina, il colchico, allora dovrei fare un'altra deviazione. Qualcuno di voi si ricorda della terapia del veterinario di Agropoli?
Bonifacio, quello delle capre. Allora, noi l'abbiamo scoperto, noi della coscienza di un medico l'abbiamo scoperto. Perché lui faceva un impasto dell'intestino delle capre? Perché le capre sono mangiatrici di cortico. E nella piana di Agropoli l'erba più comune era il cortico. Quindi queste pecore, queste capre, elaboravano una molecola non tossica, ma a base di cortico. Ecco perché andava bene la terapia di Bonifacio. Andava bene nelle indicazioni, così per ritornare a Tullio Simoncini la stessa cosa. Tullio Simoncini gli mandano, l'ultimo che l'hanno, che lui l'hanno accusato, ci ha fatto morire una persona. L'hanno riabilitato però. Ma sai cosa significa fare una terapia a base di bicarbonato, costa 100 euro a volta, contro quelle che costano 500, 1000, 2000. Ci sono oggi delle terapie che non si possono fare, c'è scritto qua, siamo arrivati a un livello tale che non possono più fare certe terapie importantissime, perché i prezzi sono esorbitanti, c'è scritto qui. Allora è chiaro che ci mandano da Tullio Simoncini delle persone che si sono passati, poveracci, le peggio terapie, e poi pretendono che lui le guarisca con delle sessioni di bicarbonato. Dove avete la testa? Siete solo i mascalzoni. Allora, a Vieri gli fece fare una sperimentazione su morire, in tutta gente che stava per morire. Ma la cosa più grave, all'epoca il ministro della sanità era Mariotti. Il figlio del ministro della sanità, Mariotti, aveva un tumore al cervello. Il ministro della sanità chiese a Vieri di andare a Firenze a vedere se poteva fare la cura. E mentre Vieri era a Firenze per curare il figlio del ministro Mariotti, il ministro Mariotti fece espellere Vieri dall'ordine dei medici. Dopodiché ovviamente lui la causa l'ha vinta, ma io ho tutti i dossier, c'ha tutto quanto. Per chiudere, perché avrei molte cose da dire, però secondo ho portato un po' questi libretti, vorrei leggere qualcosina così, sempre nell'ambito che io ho detto, la ricerca va avanti per conto suo e va avanti sempre, va benissimo, anche la ricerca relativa a nuovi farmaci nell'ambito della chimica va benissimo, l'importante è che non lo diano. Cioè che tu fai una ricerca e ti fuori nuove sostanze, va benissimo, può darsi che lo utilizzi per combattere, che ne so, il verbo solitario, ma non lo dare come... Microfono, sì. Allora, tre o quattro cosette così, che questo è un libretto simpatico, Milli Schauer Manzoli, guida ai farmaci dannosi derivanti dalla vivisezione, il vitello d'oro. Questo è un testo fondamentale che dimostra quanto poco serva la vivisezione. Infatti la vivisezione è un'operazione di carattere puramente commerciale. Ci sono delle aziende produttrici di animali da vivisezione, questi devono accappare. Questa è la vera ragione della vivisezione, non si fa niente. O serve pochissimo. Si può fare di tutto. Io ricordo ai tempi, parlo all'inizio degli anni 60, c'erano già... Mi ricordo che ne era sostenitore un mio concittadino Ravennate, che si chiamava, senza essere mio parente, Vitali come me, professor Emanuele di Alma Vitali, era un sostenitore, era un animalista, era un ottimo diabetologo, un vegetariano ed un sostenitore della terapia, dell'utilizzo di macchinari in attentativa della vivisezione. Siamo all'inizio degli anni 60. Se voi andate a cercare il nome professor Emanuele di Alma Vitali, lo vedete anche come una delle voci. Scusa, è quello di Renudo anche. Anche, una delle voci delle varie enciclopedie, era quindi una persona molto... tanto per dire che cosa si poteva fare in quel settore. Questa è una cosa. L'altro, ecco, un quattro righe da questo volumento simpatico,
50 cose che forse non sai. L'aspirina non è l'unica panacea di tutti i mali, creata dalla Bayer, il gigante farmaceutico tedesco, ha lanciato nel mondo anche l'eroina. La società stava cercando un sedativo della tosse che non avesse problematici effetti collaterali, soprattutto la solfazione della morfina e della codeina, e se era più efficace della morfina nell'alleviare il dolore, tanto meglio. Oh, è chiaro che il dolore bisogna alleviarlo, ma c'è modo e modo. Quando uno dei chimici della Bayer presentò al direttore del laboratorio farmacologico l'ASA, cioè l'aspirina, da vendersi con il nome di aspirina, fu mandato via con un semplice cenno della mano. Il capo era più interessato a qualcos'altro che i chimici avevano inventato. Lì la diacetilmorfina, questo narcotico, era stato creato nel 1874 da un chimico britannico che non ci aveva mai fatto niente. Con il nome commerciale di eroina, perché i primi a provarla avevano detto che li faceva sentire eroici, ecco dove vengono certi nomi, la Bayer vendette questa popolare droga in gran quantità a partire dal 1898. Campioni gratuiti furono inviati e migliaia di medici, periodici di medicina pubblicarono studi in proposito. Il Sunday Times di Londra osservava nel 1899 la Bayer produceva già circa una tonnellata di eroina all'anno. Stiamo parlando di eroina, eh? Lo utilizzarono poi nella prima guerra mondiale, non è che l'hanno buttata via. No, ma che scherzo, non si butta via niente. Esportandole in 23 paesi, compresi gli USA, medicinali contenenti quella droga erano venduti liberamente nelle farmacie, proprio come l'aspirina. Oggi l'American Medical Association dette la propria approvazione all'eroina nel 1907. Ho letto questo piccolo dettaglio qui che fa da pandà quello che avevo detto prima, cioè un conto è la struttura della società, un conto è il marketing, un conto è la ricerca, sono tre cose completamente diverse, bisogna tenerle separate, perché è vero che l'eroina, no, toglieva il dolore, ma santo Dio, puoi andare a guardare gli effetti secondari, no? O non te va bene. Allora vi faccio un ultimo esempio che è importantissimo, il Ritalin è eccezionale, questo prodotto che a cui dietro il nome Ritalin, che evocava il nome di Rita Hayworth, era una simpamina, tipo simpamina. A un certo punto si resero conto che il prodotto era una droga molto grave, fu ritirato dal commercio e poi, siccome avevano ingenti quantità, hanno stabilito che poteva essere utilizzato in qualche uso diverso, e l'hanno utilizzato nei bambini iperattivi. A tutt'oggi il Ritalin è utilizzato, no, nei bambini iperattivi. Poi si tratta di stabilire chi sono i bambini iperattivi, cosa significa la parola bambini iperattivi. Sta di fatto che tutti gli omicidi che avvengono regolarmente negli Stati Uniti e nelle scuole sono dovuti prevalentemente a questa sostanza. Ci sono dato i bambini che vengono trattati, che era una cosa bellissima che io ho letto in uno dei nostri video, di una nota fatta da un noto giornalista radiofonico italiano, il quale raccontava come, avendo vissuto per un certo periodo negli Stati Uniti e avendo vissuto in una casa che aveva l'altro appartamento abitato da tre bambini, si aspettava che questi tre bambini facessero un gran fracasso. Invece, silenzio totale, assoluto. Allora ho chiesto perché mi attenevano a questi prodotti qui, capito?
Quindi questo è il futuro dell'umanità. La bomba. Sì, è il futuro dell'umanità a cui noi siamo. Adesso per divertirci però, ci leggiamo un po' di queste storie relative alle vaccinazioni, perché è molto bella. No, facciamo quel discorso di Italia 1. Facciamo quel discorso? Di Italia 1 alle cioè? Che hanno parlato del vaccino. No, no, parla, parla. Oh. Quindi il microfono. Sono Giuseppe Turrisi, fedele collaboratore, nonché discendente di Giorgio Vitali. Allora, per capire quella trasmissione, chi l'ha vista intanto alle Iene, il discorso su... Vabbè, si trova su internet. Allora, qual è la questione? Non mi ricordo se nel 2013 o nel 2014, mi aiuterà Orazio Giorgio, avevano preparato uno stock di vaccino enorme da piazzare all'Italia. Il risultato fu che non lo vendettero, perché per fortuna sta salendo una certa coscienza, anche grazie al lavoro di molte associazioni come l'AVA, come la nostra, come altre. Quindi sto vaccino alla fine lo originarono in Africa per tutt'altre motivazioni, per tutt'altre indicazioni, perché l'aveva comprato lo Stato italiano, l'avrebbe dovuto poi piazzare nel mondo della sanità. Quest'anno hanno giocato d'anticipo, non a caso questa trasmissione l'hanno fatta adesso, perché adesso è il periodo dei raffreddori, è il periodo, perché poi vaccino chiama vaccino, no? Il discorso si era valente. Io non entro nel merito tecnico del vaccino perché c'è ampia letteratura e poi c'è Giorgio Vitali, ma vi vorrei far notare, siccome mi occupo anche di comunicazione, di alcuni aspetti, di come è stata costruita questa trasmissione, nella maniera più perversa e oscena che poteva essere costruita. Intanto il tempo, cioè quando è stata fatta questa trasmissione, con un linguaggio giovanile, perché è quello che tu devi colpire, non è tanto la parte anziana. Hanno portato una donna che era pro vaccino, una mamma che era pro vaccino, e non c'era la controparte di una mamma invece che non aveva, che era contro il pro vaccino. Poi hanno messo, perdonatemi, la professoressa bella, pomposa, enorme sulla destra. Attenzione, perché quando c'è un composite di una trasmissione televisiva, nulla è fatto a caso, nulla, colori, tempi, musica, applausi, niente è fatto a caso in una trasmissione televisiva, niente. Dice no, ma quello è caduto, no, anche quello era preparato. Sappiate, 99,9% di una trasmissione televisiva era. Quindi c'era Montanari messo sulla sinistra, sinistro orso, la professoressa sulla destra, quella che dava la parola cercava di far spiegare, faceva finta di dare la parola al professor Montanari, appena parlava il Montanari la professoressa interrompeva, e la moderatrice, che doveva invece dire aspetta fai finire a Montanari, invece ridava la parola alla professoressa. Non solo, sempre aspetti di carattere comunicativo, lo ha messo Antonio Ricci, pure lo disse, che è tutto da un punto di vista comunicativo. Hanno fatto fare una telefonata al ministro, che naturalmente è di parte, e poi anziché prendere uno dei tantissimi medici, tra cui un nostro amico Massimo Pietrangeli, che sono pediatri iscritti all'ordine, ancora resistono iscritti all'albo perché sono antivaccino per tutta una serie di motivi, e hanno fatto fare la controparte a Red Romney, che per carità ha detto una cosa molto importantissima, ma uno che si occupava di cantanti, un presentatore televisivo specializzato in musica, che gli fai parlare, no, benché abbia detto cose serissime, abbia detto cose, però da un punto di vista di comunicazione hanno distrutto anche il suo, e quindi è stato incastrato Red Romney, è stato incastrato il professor Montanari, che non è riuscito a dire nulla. La professoressa insisteva, e Vitali prima l'ha detto, ah, perché sono state pubblicate nelle riviste scientifiche, però mica è stato detto che le riviste scientifiche li pagano. Nome, cognome, data. Casa, li pagano. Finanziate da chi? Le fase farmaceutiche. Quindi è stata costruita in una maniera oscena e perversa, perché hanno necessità di vendere questi vaccini. A una domanda, tra l'altro anche le domande che vengono da casa, che loro dicono che vengono da casa, naturalmente hanno un filtro enorme. Se avessero coraggio, o meglio, avrebbero dovuto aprire i telefoni, allora lì era tutt'altro discorso, non la domattina filtrata. Alla domanda, una delle domande più serie, a cui, anzi, gliela giro poi da dottor Vitali, è questa: perché devono fare gli esavalenti?
attenzione, il vaccino ha anche una sua, ha avuto una sua funzione storica, è giustissima, ma perché gli esavalenti? Mi serve uno, mi faccio quello che mi serve. Risparmio nella spesa del personale, oltretutto. Allora, per concludere, leggiamo questo che è molto importante. Sono, è un dibattito che è stato pubblicato di recente sulla famiglia cristiana. Cos'è? Allora, questo è bello. Calo nelle vaccinazioni influenzali. Di chi è la responsabilità? Torna l'autunno col freddo e i classici malanni stagionali. Subito riparte la campagna di vaccinazione antinfluenzale e con essa il dibattito sull'efficacia di una pratica che negli ultimi anni ha sollevato numerosi problemi, polveroni mediatici, ma soprattutto dubbi tra i cittadini. A dimostrarlo è il generale calo del consenso a partire dal 2009, l'anno della pandemia suina. Il numero di persone che hanno accettato l'iniezione è sceso in modo costante. Nella scorsa stagione influenzale si è raggiunta quota meno 30% di quelli che si vaccinavano prima, che non erano la totalità oltretutto, ossia 3 persone su 10 dicono no, ma su 10. Fatto che mette in allarme i medici e il sistema sanitario, al punto che il Ministero della Salute ha previsto per la prossima campagna un programma di sensibilizzazione molto articolato. I siti dove vedere i video. Ecco lì dove comincia a vedersi il conquibus. Allora c'è un intervento, certamente si tratta di un argomento delicato e difficile che va a toccare un bene estremamente importante, la salute del singolo e quindi quella della collettività. Tuttavia, dalle modalità con le quali tale campagna viene condotta emergono delle incongruenze che permettono di capire meglio il motivo di questo calo di fiducia repentino e generalizzato. L'uso improprio di termini, dati statistici, denaro pubblico e segnalazioni provenienti da medici e o cittadini riguardanti gli eventi avversi connessi ai vaccini stanno danneggiando la reputazione di questa pratica. Questa inchiesta cerca di chiarire i diversi aspetti. Ecco qui, forse questo è il più importante. E dal settembre scorso l'articolo pubblicato nel sito web della Federazione Italiana Medici di Famiglia, nel quale il dottor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano e direttore dell'Osservatorio Influenza, avverte che a causa del ceppo influenzale di questa stagione 2 o 3 mila persone potrebbero morire. Eppure, le morti per influenza registrate lo scorso anno sono state 163. Più chiaro di così, io non so che cosa si deve dire. È una chiarezza allucinante. Potrebbero morire 3.000 persone, così come hanno detto di mucca pazza, come ho detto dell'aviaria dove si sono inventati tutto, no? Quando dovevano creare una situazione di terrore, che dissero che erano stati trovati un malato in Italia, sì, per la mucca pazza. Una, che sono una state signora, trovate, una ragazza di siciliana. Che sono state trovate delle oche volanti, no? Una morta in uno stadio. Era l'aviaria, sicuramente l'aviaria. Gli aveva sparato un cacciatore di frodo. Andiamo, siamo sì. Allora. Quindi qui abbiamo a che fare con una discrepanza terribile. Questa discrepanza è stata notata, ma i personaggi poi a quel punto
hanno detto no, perché la statistica dice che potrebbero, ma potrebbero, tu a che titolo mi dici che potrebbero morire 3.000 persone quando l'anno precedente ne sono morte, come dicevano, 132-160. Così come anche altri suoi colleghi a ribadirlo ad aprile, ad esempio, quando era ormai chiaro che la campagna vaccinale 2014-2015 fosse fallita, è stato Walter Ricciardi, commissario straordinario dell'Istituto Superiore di Sanità, e proprio di recente è nominato presidente dell'Istituto Superiore di Sanità dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ti consiglio. Ricciardi rilasciò una dichiarazione che è rimbalzata in numerosi giornali ed emittenti nazionali. Stiamo facendo uno studio per valutare gli effetti del calo delle vaccinazioni, ma i risultati preliminari ci dicono che un eccesso di mortalità c'è stato, oltre agli 8.000 morti che sono la norma ogni anno, ci sono state alcune centinaia in più. Allora, 8.000 morti, qualcuno l'ha saputo per caso? No, ma sono vecchietti novantenni o ultra centenari che prendono un raffreddore e morirebbero comunque. Ma te l'ha detto che sono 8.000? No. E qui c'è tutta la polemica, ovviamente, tutte queste cose, eccetera. Dove ovviamente chi interviene dice anche quanto costa sta roba, perché pochi sanno che i medici hanno una paga suppletiva per fare le vaccinazioni. Quello è il punto. Dice sì, ma noi gliela diamo perché loro così sono intenzionati, meglio intenzionati a fare le vaccinazioni, però, te credo. Però mi pare che prendono 8 euro a vaccinazione. E allora cosa cambia? Ne devono fare qualche migliaio. Ai fini della spesa globale dello Stato, a fine dell'interesse, allora, come disse a suo tempo, si è guadagnato 15.000 euro. Come disse a suo tempo il mio amico professor Fernando Aiuti, che all'epoca era uno che se ne intendeva, insomma, fu interrogato se per quale ragione dopo certe vaccinazioni il numero dei colpiti dalla malattia sono di più di quelli che non hanno fatto.